Giorni ragazzi, qui c'è il Cracco 50 su continuare il post game Yakuza 3. Allora, ho la lista di sottoquest sotto mano perché ormai non so perché non compaiono in nulla. Cioè compaiono ma voglio farle in ordine. Adesso dobbiamo fare questa qui. Cosa c'è qua? Cosa succede? Il nostro nome, ok? È stato fottuto. Ah, sono i Mister Tai e Fimi. Ok. Sei l'Aniki di tutti gli Aniki. Perché non lo fai tu? Ah, definitivamente lo farò. Sono imbarazzato che uno abbia fatto fuori entrambi. Dovreste vergognarvi. Quello lì non mi toccherà la prossima volta. Lasciala fare a me. Non puoi essere serio. Quello lì non ti ha menato 2 anni fa anche. Quindi cosa? Stai dicendo che puoi batterlo? Esattamente quello che sto dicendo. Cioè, è l'unica ragione per cui sono venuto in questa fottuta città. Ehi, cosa c'è qui? E questo chi è? Questo qua? Tu di nuovo? Quindi questo è il leggendario, l'infame tizio che che ha battuto i primi due Mister Tri Brothers con la maglietta hawaiana. E chi saresti tu? Ok, mi chiamano Mister Try and Catch Me. No! No! E quanti ne siete voi altri? Oh madonna, ma non è questa? No, è un'altra ancora questa. Cioè, non è quella che volevo fare. Non è, vabbè. Ok, io vado in giro, corro e tu mi prendi. Se mi prendi, ti pagherò. Tu curi vita la gente per vivere. C'è un problema? Ok, sono velocissimo, non sottovalutarmi. Sì, in effetti sì. Sembra una sfida. Perché non ci provi? Ti costerà 10.000 yen. Va bene. Va bene, ovviamente la taglio perché non è entusiasmante. Va bene, va bene. Sì, sì. Fatto subito, oh, subito. Il primo tentativo l'ho fatto, l'ho sminchiata. Il secondo l'ho provato subito, dopo mezzo metro. Uff, Gurg. Sembra che ho vinto. Sì, mi hai preso. Sei veramente veloce, lo sai. Non sono sorpreso. Non è sorprendente che mi hai fatto il culo ai miei fratelli. Credo di doverti 100.000. Ma finalmente sono onesti, grazie. Posso chiederti qualcosa? Come sei diventato un bastardo del genere? Credo che odio perdere. Quindi faccio di tutto per vincere. Grande Kiryu, mamma mia, odio perdere. Ok. Va bene. Dobbiamo allenarci bene. Ok, fantastico. Tu uomo, mi salvi! Perdonami, posso chiedere il tuo tempo? Cosa c'è? Potrebbe essere strano, ma sei il tipo di tenere un segreto? Va bene. Ok. Sì, sono stato bravissimo, sono bravissimo io. Ok, mi serve qualcuno? Che mi serve che stia zitto. E qualche truffa? No, no. Voglio, veramente. Quindi qual è il problema? Ok, che tipo di favore? Della famosa attrice Makiko Takashi, sì. Ok, ha vinto un premio oltreoceano. Ok. Non posso dire di averlo. Cos'è che ha lei? Beh, solo che la signora Takashi. Ma no, un altro coso, un altro tour. Ok. Va in città ogni volta per bere. Recentemente. Ecco, ha conosciuto. Sì, ma si sta frequentando col più. Il migliore host di questo host club. Oggi voleva bere con lui a casa sua. Ah, le foto gossip. Le foto gossip, ok. Se arrivano al loro taxi al Park Boulevard senza essere fotografati, andrà tutto bene. Potresti essere fargli da guardia del corpo? Ti pagherò. Va bene, proviamo. Ok. Li ascolterò al taxi. Grazie. Questo paparazzi. Ok. Ci sono anche lì.
Andiamo a menarlo, Kiryu, lo meniamo. Ok, quello che vuoi che... quello che io voglio che tu faccia è... scacciare i paparazzi. Vuoi che... sì, vuoi che scacci i paparazzi, ok, va bene. Fai del tuo meglio, porca troia. Ok, quindi sei... ma basta, non sono gnocco, in realtà sì. Spero che tu sia forte quanto sembri. Tienici a salvo da quegli avvoltoi. Ok. Puntini. Questito così, poi... ti daremo un gran premio se va tutto bene. Sii paziente con loro. Io andrò a fare le produzioni per il taxi. Fai quello che vuoi. Ma scusa, ma è una signora anziana. Madonna, tanto ho capito io. Shish. Credo che scaccerò quel tipo prima. Stronzo. Ehi, non fare foto. Ah, e quelle sono. Potreste essere. Va bene. Perfetto. Non è così male. Ok. Ma scusa, ma fino a Park Boulevard. Aspetta, ma è lì dietro? Sì, è questo qua. Sì, è questo qua. Devo osservare per bene allora. E tu, stronzo! Tu mi fermi? Ok. Ok, bene, fantastico. Devo controllare per bene in ogni angolo di questo fottuto posto. Mi hai chiamato testa di cazzo! Ma come ti permetti? Ok. Quelli da lì, proprio lì davanti, ma proprio antisgamo proprio. A scemo! Ma no, sì, vabbè, 3 giorni di accampamento. Ok, qua non c'è niente. Non sembra ci sia qualcuno. Aspetta, magari qua dietro, magari. Mi sembra di no. Parlo col tipo. Sei sicuro? Sei a posto? E dov'è che... Tu! Pezzo di merda, ti ho visto, eh! Non ti ho appena visto. Ma veramente. Io fortuna che l'ho visto. Fortuna. Ok. Mamma mia. Mamma mia, fortuna. Fortuna che l'ho visto. Non credo che nessuno sia riuscito a fotografarmi. Molto impressionante. Sì, guarda il corpo vestito da hawaiano. Cioè, ha fatto il migliore per tenere il salvo. Ok, vorrei darti questa cosa. Vorrei darti questa cosa da dare alla tua, una persona da, importante della tua vita. Italian profumo. Ok. Darò addio al mio manager. Tu farai il resto per me, no? Dai, vieni a prendermi la mattina. Oi, dov'è il mio premio? Dov'è il denaro? Voglio denaro. Grazie. Ok. Stia zitto riguardo il signor Takashi e il suo amico Osto, ok? Grazie per averlo fatto. Addio. Bene, 100.000 yen che sono tipo 100 euro, 200 euro. 8 di exp. Ok, a sto punto facciamo tutte queste qua di giorno. Dopo mi sa che devo cambiare di notte, mi sa. Allora, qual è il problema qui? Cosa c'è? Qua dentro, qua. Ah, dentro qua? Di nuovo Kyushu. Dimmi che quello del rame ancora. Benvenuto. Benvenuto, è bello vederti di nuovo. Sembra che stai pieno oggi. Ok, la moglie del mio impiegato è andata. Sta per partorire, non mi ricordo. Il preparto, gli si è rotto le acque. Deve andare all'ospedale. Ok, mi piacerebbe stare lì con loro, ma guarda tutti questi clienti, sono da solo qua. Comunque, cosa posso prenderti? Ho capito. Ti aiuto? Perché non ti aiuto? Veramente? Sei sicuro? Sì, certo. È il minimo che posso fare per tutto il ramen che ho mangiato là. Cosa dovrei fare? Promettere gli ordini per i clienti? Dimmi il tipo di ramen che ogni cliente vuole. Nell'ordine che l'hanno chiesto! Oh no, blocco notte! Mamma mia, che ansia! Aspettate un attimo, c'ho ancora i nomi di Dark Dungeon? Guarda da qualche parte, sono sicuro, guarda. No, c'è ancora le hostess di Yakuza di Kiwami 2, mi sa. Mamma mia, ecco i nomi di Darkest Dungeon. Quanta roba.
Ma che cazzo? C'è un foglio libero. Ecco qua. Tanta roba che ho scritto. Ok. Va bene. Ci proverò. Oddio santo. Di al capo che tipo di rame ogni cliente vuole. Nell'ordine che hanno. Ok. Mamma mia, che ansia. Chashuton soku ramen. Mentaiko. Beh, senti. Ma tutti, ma scusa, ordina uno alla volta. Ok, prima ho chiesto. No, se io mi prendo la guida, vaffanculo, cioè, ma scusa. Ecco qua. Ecco qua. Chashu. No, perché sennò. Un chashu ramen. Ok. E se nessuno ti ci voleva. Se non sbaglio, un mentaiko. Vedi il mentaiko. Mentaiko. Poi il tezzo large. L'ho appena letto. Sì, large. Large. Ok. E il double stew. Stewed. Il doppio vaporato. Ok. L'ultimo adesso ordinato. Il Kyushu. Kyushu, sì. Hai visto che bravo? Cioè, ma cosa era quella piana verde? Che cazzo era? Cos'era? È il double stew. Una piana. Guarda che. Guarda. Guarda lì. Guarda lì. Che cazzo è? Boh, vabbè. È tutto verde. Boh. Vabbè. Hai fatto grande oggi. Cavolo, potresti essere meglio di mio part-timer. Conto per favore. Grazie per aver successo venuti. Tornate di nuovo. Dov'è la mia exp? Ma quello sta ancora mangiando. Ok, si è calmato adesso. Ecco il tuo pagamento, mi ha aiutato un sacco. Porca troia. Ok. Mi sono compiuto. Cosa c'è? Ma il tizio del ramen ancora! Come sta andando, Kirusa? Sei qui per il ramen? Ah, tu sei Ueda, giusto? Dimmi che è un'altra questa con questo tipo. Pensavo che il tuo ram è stato provato. È successo qualcosa? No, sono diventato. Sono venuto qua per godermi l'atmosfera. Certo, per avere quel sapore lì. Si è ossessionato col rame, no? Ci puoi scommettere, dopo tutto. Lavorare a Lace Cook è praticamente il mio lavoro, il mio sogno. Va bene. Ho appena dimenticato. Ok. Prendi, lo prenderò. Ok, devo dirtelo, questo. Vabbè. Ma non avevo ancora chiuso questa? Ah no, è una cosa bonus. Probabilmente una cosa bonus per avere degli oggetti, probabilmente. Beh, potrebbero darmeli alla fine anche. Cioè, alla fine della quest, tieni. Vabbè. Ci sono queste tipe qua, no, davanti, ferme, impalate. Mi fanno un'ansia, no, voi non avete idea. Come ci sta là sotto questa e lì? Ma scusa, ma è la stessa tipa di. Mi sono molto confuso, qual è il problema qua? E tu chi sei? No. Stai in in giro. Ah no, è di nuovo il tipo che è scappato via col conto da pagare. Cosa è successo? Un altro Dine and Dash. Questo tizio si mangia tutti i gelati che abbiamo e va via da. Ah, eccolo lì. Perché sta aspettando qua? Puttini. Vorrei ricorrerlo io stessa. E poi stessi prenderlo per me. Voglio solo di dargli un ceffone. Va bene. Devo solo prenderlo, ok? Prendilo qua. Ti do il punimento. Ragazzi, non so parlare. Già. Tiri un ventriloquo, come al solito. Sto troppo alto. Urg. Cavolo. Questa volta. Stavi provando a farti rincorrere da me. Cosa stai pensando? Oh. Nessuno mi ha rincorso come fai tu. Non sono Dine and Dash Pro come me ormai. I Dine and Dash Pro? È difficile correre a stomaco pieno, eh. E anche se riesci a scappare diventi affamato di nuovo. È difficile essere un Dine and Dash Pro. Sai com'è? Qual è quella giusta adesso? Ok. Senti, perché non la smetti allora?
Hai ragione. Oh, basta. Non più Daniel Dash. Dopotutto. Non sono riuscito mai a sfuggirti. Bene. Bello, eh. Una buona vita, spero che di non controllare più. Se stai, se ne stai andando, vai a pagare. Ah, sono quasi dimenticato. Ecco, costa 7000 yen. Ma non ha niente, eccolo, ecco i soldi. Vediamo i soldi, ok. Sei soldi, perché non paghi? Dai. Lo stai facendo per gusto? Io, sì, scusante. Non fatti mai più vedere. E tu? Ecco qua. Non è un gelato gigante? Un stamina spark. Ma questi sta... Ma qua sbuttano gli stamina spark come niente. Cioè, su, io mi ricordo su zero lo stamina spark era... Cosa c'è? Perché mi sento così strano? È indigestione? Ma... Non posso pensare... Dove la sto... È finita così? L'era del caburoccio del Daniel Dash è finito? Però serve... Durundu! Cioè, ma ragazzi, sì, ma... Adesso capisco che hanno messo un jingle, porca troia. È così vuota la questione. Allora io direi che a questo momento Yakuza... Kiwami, no! Yakuza 3 abbiamo incluso! Ci vediamo tutti, vi piace? Conta, ci vediamo al prossimo video, adesso vado a salvare e dopo basta.